Buongiorno a tutte e tutti, siamo con Antonio Piro del direttivo del DSGB, cioè Sindacato Generale di Base. Siamo qui per parlare con lui di due importanti momenti che si sono svolti nel mese di settembre. Uno il 19-20 di settembre, in cui a Bologna si è tenuto il congresso di SGB, e la giornata di ieri, sempre a Bologna, in cui si sono incontrati con un titolo molto interessante. Assemblea dei delegati e lavoratori combattivi, si sono incontrati più di 500 lavoratori a Bologna. Ora vorremmo che Antonio ci raccontasse nell'ordine come sono andate, quali novità sono emerse dal congresso del 19 e 20 settembre e poi successivamente questo dell'assemblea di ieri. Prego, Antonio. No, vabbè, il congresso di SGB a Bologna è stato importante per due motivi. Uno perché ha chiuso definitivamente il capitolo confluenza o non confluenza nella CUB di SGB, che in realtà loro la concepivano come una semplice annessione di SGB, non come un matrimonio fatto in due. Però la motivazione di fondo è stata che come SGB non vogliamo niente a che fare con i casalesi, con i camorristi, perché lì sono infiltrati negli appalti e di fronte a una richiesta nostra di sospendere dei dirigenti indagati, voglio dire, dei dirigenti coinvolti, la CUB ha fatto muro, per cui di fatto rendendosi complice di questo, poteva benissimo sospenderli, non l'ha sospese e dunque si è interrotta, abbiamo ritenuto doveroso interrompere questo processo di fusione. La parte del congresso poi è stata, oltre ovviamente che una serie di cose sulle varie vertenze aperte che abbiamo, però l'anima di fondo del congresso è stata quella rispetto alla proposta di fronte unitario sindacale. Cioè abbiamo lanciato questa proposta perché riteniamo che sia fondamentale il superamento dei vari orti che negli anni ci sono stati, voglio dire, perché il capitale e la borghesia ha agito su due livelli: da una parte utilizzando capitale e tanti altri strumenti per comprare i sindacati confederali o comunque per controllarli. Però ha usato anche un altro elemento che è quello di impedire che si aprisse un processo di unificazione di sindacalismo conflittuale. Noi abbiamo evidenziato bene queste cose e abbiamo fatto questa proposta di fronte sindacale indipendente. Perché dico indipendente? Perché per noi questa cosa è importante, perché non perché pensiamo che uno non debba avere le sue opinioni politiche, le sue simpatie politiche, però vogliamo che non ci sia confusione fra soggetto politico che è necessario ricostruire e che il movimento operaio si rimpossessi di questa cosa qui e questione sindacale. La proposta l'abbiamo portata nell'assemblea di Bologna che c'è stata ieri. Ci siamo resi conto che in realtà l'esigenza di superamento della frammentazione sindacale è una cosa molto, molto, molto presente in tutti quelli che erano nell'assemblea ieri, che erano, voglio dire, militanti di Sicobas, militanti dell'opposizione CGIL, militanti dell'ADL, militanti di SGB, dei vari luoghi di lavoro. È una proposta per cui che noi pensiamo possa andare avanti e l'idea è quella che di avviare questo percorso
voglio dire, per arrivare in modo abbastanza chiaro, voglio dire, alla ricostruzione di un sindacato di classe di massa indipendente. E questo è quello per cui ieri sono venute fuori e su questa mozione finale che è emersa dall'Assemblea. Oltre a ribadire la necessità di marciare su questo percorso unitario, ci siamo dati degli obiettivi, che è quello di riaprire una stagione conflittuale di lotta su tre obiettivi fondamentalmente: la riduzione dell'orario generalizzato a parità di salario, la rivendicazione di una patrimoniale per le rendite e le grandi ricchezze, e la questione delle agibilità sindacali, voglio dire, impedendo che possano arrivare come vorrebbero a colpire ancora di più il diritto di sciopero in Italia. Questi sono i tre obiettivi. Poi, oltre a questo, ovviamente ci sono i sostegni a tutte le vertenze aperte sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, a maggior ragione oggi in presenza del Covid, le vertenze sui problemi ambientali, no? A cominciare dalla TAV, a cominciare, voglio dire, da tante altre vertenze importanti, fino, voglio dire, ai nostri territori qui, voglio dire, la provincia di Pisa, dove, voglio dire, si vogliono aprire discariche per stoccare l'amianto, voglio dire, a tonnellate. Quindi è una ripresa intanto è un'iniziativa di unità sindacale che non si vedeva da anni, cioè dopo anni di frammentazione, di sminuzzamento in sindacati sempre più piccoli, è la prima volta che si sente l'esigenza di riaggregarsi, di formare un fronte unito. Questo forse è anche mosso dalle novità che sono emerse durante la pandemia, per esempio l'uso dello smart working che voi avete analizzato come una forma di Controllo sociale. non solo di controllo sociale, ma anche di applicazione del cottimo reso in modo individuale. Ora, aspettami che ci presentiamo perché ho saltato la presentazione all'inizio. Andrea Montella, Paola Baiocchi, delle sezioni comuniste Gramsci-Berlinguer per la ricostruzione del PC. Quindi credo che anche questa sia stata una situazione che ha mosso qualche cosa all'interno del sindacato, facendo ripartire un'analisi che da tanto tempo non si Sì, tira più così profonda. indubbiamente questo discorso della pandemia sicuramente ha favorito, perché io non mi aspettavo sinceramente che ci fosse questa tensione unitaria, e probabilmente devo dire anche la verità, che secondo me sono stati colpiti da questa tensione unitaria così forte anche le piccole caste che si sono costruite negli anni nel sindacalismo di base, no? Che hanno pensato più alla coltivazione dei propri orticelli che, voglio dire, all'unità dei. E invece ieri è stata una dimostrazione proprio palese di come in realtà, quando sono i lavoratori dei luoghi di lavoro, delle fabbriche, della logistica, dei vari indotti, eccetera, eccetera, e la questione unitaria è molto, molto sentita e messa al primo posto, perché probabilmente c'è anche una consapevolezza, c'è la consapevolezza sulle proprie e lo vivono sulle proprie spalle della pesantezza con cui il capitale sta attaccando, voglio dire, eccetera. È emerso anche indubbiamente tanta discussione su questa questione dello smart work. Certo,
È una delle questioni importanti che rischia di cambiare l'organizzazione del lavoro, voglio dire, in Italia in particolare, se non proprio in tutti i settori, però sarà molto, verrà molto utilizzata da parte del capitale, che non è altro che fondamentalmente un ritorno al lavoro a domicilio con l'utilizzo della tecnologia. Per cui però è un ritorno al Medioevo perché si perde, voglio dire, la solidarietà fra i lavoratori, e il lavoratore è lasciato a livello individuale di fronte, voglio dire, al proprio dirigente, per cui quello che viene meno, insomma, è proprio la solidarietà, il confronto e voglio dire, e l'organizzazione dei lavoratori, via. Sì, certo. Senti, queste tematiche che voi sollevate e l'impostazione che mi ricorda molto il buon sindacalismo degli anni 70, il sindacalismo dei consigli di fabbrica, anche questo fatto della ricerca appunto di un processo di unificazione della classe, no? E quindi mi sembra che si faccia tesoro proprio anche di quelle esperienze che hanno dato dei grandi risultati e delle grandi conquiste. Cioè il famoso detto proletari tutto il mondo unitevi comincia a ritrovare in Italia delle gambe importanti. Sì, effettivamente è così. Ora, io non mi voglio sbilanciare più di tanto perché non sarà un percorso facile, perché ci sarà da superare superare gli orti, i recinti che in 30 anni sono stati costruiti, voglio dire, non sarà facile, però l'assemblea di ieri è un primo passo fondamentale, ne seguirà altri. Perché abbiamo deciso che da una parte procederemo con unità d'azione sugli obiettivi che ci siamo dati, dall'altra seguiremo con queste forme assembleari seminariali di approfondimento, ovviamente recuperando proprio quello che dicevi te, Andrea, recuperando. Voglio dire, esempio, la riduzione dell'orario di lavoro è una cosa importante, voglio dire, storica del movimento operaio. La questione dei consigli di fabbrica, voglio dire, è la stessa cosa. Cioè, qui c'è da fare, c'era un manifesto, proiettato su questo grande schermo che, era alle spalle, voglio dire, era di fronte a tutta l'assemblea. Era una citazione di Leni dove diceva che per ridare forza al movimento operaio e vincere le battaglie contro il padronato non serve solo lottare contro il padronato, ma bisogna anche lottare contro i servi del padronato. E questa è una cosa importante perché, voglio dire, ci sono purtroppo oggi i consigli di fabbrica, sono stati addomesticati, sono stati snaturati, però l'obiettivo è ovvio che è quello, di rivitalizzare, di rinnovarli, rompendo però, voglio dire, politicamente con questa politica concertativa, questa, politica interclassista. Voglio dire che ha prodotto danni enormi, insomma, no? Quindi possiamo dire che voi siete quell'espressione diciamo, della lotta che i lavoratori sono in grado di mettere in essere perché hanno una visione alternativa della società e dei rapporti sociali. No, sicuramente, sicuramente, cioè, anche questo è un elemento che è venuto fuori bene ieri, cioè tantissimi delegati hanno sottolineato come questa società ormai sia una società non più sostenibile, non più giustificabile e come vada posto il problema
di superamento di questi rapporti di produzione e della sovrastruttura, voglio dire, che le detiene. Per cui è una cosa poi importante, è chiaro che il ragionamento sindacale, però c'è anche legato a questo un ragionamento, voglio dire, di superamento, voglio dire, di superamento, cioè non è, diciamo, sindacalismo fine a se stesso, ma è un sindacalismo che si dà, voglio dire, oltre che degli obiettivi concreti su cui lottare, si dà anche un orizzonte che è quello dell'anticapitalismo. Noi, questo è il sindacato che vogliamo ricostruire. Senti, rispetto ad alcuni obiettivi, no? Perché oggi siamo in una fase appunto dove molte fabbriche sono in crisi e non sanno come uscire, no? Diciamo, dalla situazione di crisi in cui il capitale, diciamo, le ha ficcate e ha collocate. Ad esempio, nella nostra Costituzione, gli articoli 39, 40 e 41, no? Parlano dell'autogestione delle fabbriche, cioè danno la possibilità ai lavoratori, quando il capitale non è in grado di svolgere la sua funzione sociale, la possibilità di governare il processo produttivo, quindi di avere in mano la gestione delle aziende. Diciamo, questi articoli, secondo te, possono entrare in gioco in una fase di crisi come questa e quindi che i sindacati possano chiedere proprio delle leggi ulteriori, no? Che vadano molto più nel dettaglio rispetto a questa cosa e dare questa possibilità ai lavoratori di governare i processi produttivi. Perché dove è già accaduto che i lavoratori si sono in questa fase, no? Ci sono molte aziende che sono dirette da ex lavoratori, no? Che si sono messi in cooperativa, così. E queste aziende pare che reggano meglio sul mercato rispetto a quelle dei privati. Quindi una dimostrazione ulteriore che fa ragionare più cervelli su come stare anche nell'economia, no? Aiuta a reggere, diciamo, lo scontro che c'è a livello anche internazionale sulla questione della competizione, no? Delle tecnologie, diciamo, di tutti quei meccanismi che sono legati quindi ai processi produttivi. Tu cosa ne pensi di un ragionamento? Ma il ragionamento è semplice. Ora, ieri non è emerso questo elemento, diciamo che si sta aprendo anche degli spazi per un ragionamento sull'aspetto costituzionale e di elementi che contiene la Costituzione, tipo questo sulla rappresentanza, tipo quello sul diritto di sciopero, voglio dire, è chiaro che ci sono dei riferimenti. Il problema che poni te è un problema che lì per ora è ancora a un livello embrionale, si preferisce, tanti delegati dicono, parlano di potere, no? Di potere politico, che è una semplificazione, però contiene in sé un valore importante, perché, voglio dire, è legata a quel discorso che si faceva prima. C'è tanta parte che è consapevole che senza un cambio dei rapporti di proprietà sui mezzi di produzione, le nostre lotte saranno sempre lotte parziali che avranno. Per cui questo è quello che è emerso con forza. Cioè, la messa in discussione della proprietà dei mezzi di produzione, questo sì. Poi il problema dell'autogestione è di conseguenza. Senti, io ti concluderei con se ci sono degli appuntamenti che sono usciti da queste giornate, sia dal congresso che dall'assemblea dei lavoratori, delegati ai lavoratori combattivi, se sono usciti dei primi appuntamenti, anche l'idea di uno sciopero generale, forse.
Sì, lo sciopero generale, diciamo così, che probabilmente è stato indicato nella mozione finale come una possibilità però da costruire con prima manifestazione territoriale, assemblee territoriali nei luoghi di lavoro. È uno sciopero generale che non deve essere quegli scioperi dove si decide a giugno di fare lo sciopero generale a dicembre, insomma, no? Tanto per mettere l'etichetta ho dichiarato lo sciopero, per cui uno sciopero che va preparato e ci sono varie scadenze, per cui il mese di ottobre faremo una serie di iniziative in tutti i territori e comunque il 24 ottobre ci sarà un'importante manifestazione a Modena contro la repressione nei luoghi di lavoro e contro la repressione e le denunce che sono state fatte, voglio dire, ai lavoratori, a centinaia di lavoratori nella logistica e non solo nella logistica, compreso la manifestazione per chiedere la scarcerazione dei compagni che sono in galera tuttora, che hanno lottato contro la TAV. Questo è un appuntamento importante su cui confluirà tutte le sigle che hanno indetto l'assemblea di ieri, però poi le stesse sigle saranno quelle che promuoveranno in tutti i territori, iniziative, eccetera, eccetera, auspicando anche che a queste sigle di ieri si possa affiancare altre sigle, perché noi non vogliamo rinunciare. Sappiamo che la CUB, ci sono tanti bravi e onesti compagni alla base, come sappiamo che un USB è piena di compagni, voglio dire, bravi. Noi auspichiamo che, voglio dire, su questi obiettivi possano confluire anche loro. È chiaro, perché alcuni sindacati, tipo l'USB, hanno firmato il protocollo del 14 dicembre 2016, che limita la rappresentanza sindacale, dovrebbero avere il coraggio finalmente di dire che è stato un errore, si può sbagliare, no? Nella vita ci vuole il coraggio a volte di riconoscerlo, perché hanno firmato una cosa, voglio dire, che è unicamente funzionale, voglio dire, a Confindustria, non certo ai lavoratori. E poi ci auguriamo naturalmente che a questo si aggiungano giovani che fino a questo momento non si sono sindacalizzati e naturalmente che cresca. Perché D'accordo? è importante anche, esempio, tutti i ragionamenti che sono stati fatti per quanto riguarda la scuola, la sanità. È un movimento che ci deve essere, dove la lotta deve essere generalizzata a tutti i settori, perché la sanità e la scuola sono i due settori bersagli in modo particolare in questa fase. Certo. Ti ringraziamo, buon lavoro. Grazie, Antonio. Ciao.